Due David di Donatello come migliore attrice protagonista con il film Mi manda Picone e Segreti segreti, Lina Sasti, attrice e cantante napoletana, non ha bisogno certo di presentazioni. Questa sera, nella seconda giornata del BCT, presenterà la sua ultima opera che l'ha vista all'esordio come regista, La casa di Ninetta. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Benevento News 24.it. Ah, non lo so come nasce. L'esigenza di scrivere il libro fu una necessità dopo che mia madre se ne andò con questa malattia che era l'Alzheimer. Dopo questo piccolo libro, questo librettino piccolino, io da questo librettino ho tratto poi un monologo che ho fatto in teatro e poi mi è passato per la testa l'idea di farne un film. Tutti dicevano impossibile, perché è una specie di preghiera a tua madre, come si fa un film, e a quel punto ho detto bene, allora lo scrivo io, e l'ho scritto. Poi dopo ho pensato, mo lo devo produrre, e ho trovato la possibilità di produrlo, l'ho coprodotto insieme a Ran Film dei Fratelli Cannavale, che mi hanno accompagnato in questo viaggio, con Rai Cinema, che ha creduto nella sceneggiatura e nel film, e alla fine l'ho fatto. Ho dovuto fare anche la regia, mai fatta nella mia vita, ho fatto tanti film ma come attrice, e devo dire che è stata un'esperienza molto bella e interessante. Ho girato a modo mio, è un piccolo film che ha dimostrato, è importante dirlo, il miracolo della possibilità, vale a dire che con pochissimi soldi, senza distribuzione, senza potere, siamo arrivati, pare, al cuore della gente. Una grande carriera, tre Davide Donatello, ha lavorato con i più grandi del cinema, Woody Allen, Nanni Loy, eccetera. Cosa ha preso dai grandi maestri per debuttare alla regia? Ah, non lo so, qualcosa avrò preso, non ho proprio idea, forse un po' da Edoardo De Filippo nella scrittura, forse un po' da Nanni Loy, l'adorato Nanni, nello girare le cose in maniera semplice, senza farmi troppi giramenti di testa, e poi non lo so, non ho preso niente da nessuno, ho preso da me. Quanto ti ha aiutato nella regia la conoscenza di un qualcosa che sapevi, che era tuo? Mi ha dato molto, perché sapevo esattamente quello che volevo vedere. Andavo sul set e davo le inquadrature subito, la mattina. Sapevo quello che volevo vedere, perché l'avevo visto.